chiamo Menarello Ginetto, continuo ad occuparmi del progetto Consenso, raccogliendo degli stimoli dell'OMS che arrivavano da lontano. Lanciamo questa sfida: sperimentare, innovare il sistema sociosanitario, trasformare l'assetto in un sistema proattivo che sia in grado di leggere i bisogni della popolazione ancora che si manifestino come problema o prima ancora che vengano trasformati in domande da parte del cittadino. Teniamo che l'infermiera di famiglia e di comunità sia l'unico, ma uno dei soggetti cardine di questo nuovo sistema. L'attuale medicina generale non viaggia su questi canoni. Quindi i paesi che hanno partecipato, Francia con la zona del Var, l'Austria con la Carinzia e la Slovenia con la zona di costiera. E si è partiti nel 2016 con la formazione e con la sperimentazione che ha avuto luogo per quanto riguarda il Piemonte nei territori del Cuneese, precisamente dell'ASL Cuneo 1. L'obiettivo del progetto era un obiettivo molto semplice: riuscire a mantenere il più possibile a casa, al proprio domicilio, le persone anziane senza ricorrere all'utilizzo delle RSA e cose del genere. Quindi facendo visite domiciliari, prendendo in carico tutti i cittadini, sani, malati, avendo con loro dei progetti di supporto, di aiuto laddove fosse necessario. Nel corso dei mesi l'adesione aumentava. Quindi dopo un anno quello che si è potuto valutare, da un lato la soddisfazione delle persone, questo è comunque già un dato, e dall'altro che comunque gli esiti sembrerebbero, e uso il condizionale, sembrerebbero essere positivi. Se andiamo a vedere un altro progetto che è quello delle microaree triestine, che è molto più longevo del progetto Consenso perché nacque già nel 2005-2006, e la valutazione fu fatta dopo 10 anni. Essendo molto simile come ispirazione il progetto, possiamo dire che se ha funzionato come ha funzionato Triestino, è presumibile che anche gli esiti potranno essere misurati fra un po' di anni, ammesso che le cose continuino. Il mio ruolo è stato di promotore da un lato e di formatore dall'altro. Il progetto, ripeto, è iniziato e si è concluso. Come spesso capita con i progetti europei, si inizia, si finisce e arrivederci, perché finiscono i fondi, le istituzioni locali non sono poi in grado di continuare. Il fatto che sia esistito un progetto di questo genere è servito tantissimo per costruire altri pezzi nel panorama italiano. Quindi siamo in una fase in cui ufficialmente lo Stato ha dichiarato di voler andare in questa direzione. Non ha dato delle linee di indirizzo chiare. La conferenza Stato-Regioni ha definito molto avanzato il progetto che abbiamo presentato. Nelle regioni stiamo cercando di spingere affinché vengano recepite le linee di indirizzo che dovrebbero portare ad evitare un problema molto serio. Stanno pensando di attivare la figura dell'infermiera di famiglia e di comunità, perché lo Stato lo dice, senza formazione, completamente senza. In questo modo qua non si va da nessuna parte. Quindi diciamo che il progetto Consenso ha dato il là ad un'innovazione che probabilmente avverrà tra un po' di anni. Attualmente stiamo ancora cercando di costruire le sensibilità. Dopo 17 anni, continuo martellamento presso qualsiasi tipo di eventuale stakeholder che abbiamo identificato, e siamo arrivati a questo punto. Beh, ce ne vorranno ancora altri, spero non altrettanti, ma comunque ce ne vorranno ancora un po' perché si passi a regime, perché il sistema italiano di assistenza territoriale diventi davvero diverso, diventi davvero capace di arrivare alle persone nella loro casa, nel loro domicilio, nel loro ambito di vita. Ho fiducia nel fatto che i cambiamenti possono avvenire solo se ci sono dei salti culturali, ma anche da parte dei cittadini, anche da parte dei professionisti stessi. La cultura non deve cadere ai propri piedi, si deve costruire sulle fondamenta delle coscienze di tutti, e questo richiede molto tempo.